Ciao a tutti amici di YouTube, sono FC Great e vi do il benvenuto a questa quinta puntata del mio videocorso su KeyShot. In particolare oggi andremo a trattare un argomento estremamente importante, ossia i materiali e in particolare le principali interazioni della luce con il materiale che rendono un effetto piuttosto che un altro, sia a livello di rendering, ma ovviamente quello che diremo vale anche assolutamente per la realtà che ci circonda. Allora, prima di iniziare a lavorare con il programma vorrei giusto fare una piccola introduzione sul comportamento della luce. Allora, noi tutti come sappiamo la luce è un'onda elettromagnetica, la possiamo schematizzare molto approssimativamente con una sorta di raggio luminoso, diciamo così, e a seconda di come questa onda elettromagnetica si scontra con un oggetto, noi percepiremo una caratteristica piuttosto che un'altra di quel particolare materiale. Allora, iniziamo subito con la principale interazione della luce con gli oggetti, ossia la riflessione. Stiamo attenti sempre anche ai termini, reflection in inglese, quindi è una sorta, questo fenomeno è una specie di specchio, ossia, come possiamo vedere da questo schema che è piuttosto ben fatto, abbiamo un raggio incidente che va a urtare la nostra superficie, diciamo così che rimbalza, e noi possiamo catturare, carpire, vedere l'oggetto anche grazie al raggio riflesso di luce. Allora, questo schema è molto chiaro, come possiamo vedere questa qua è la superficie. Arriva un angolo incidente, arriva un raggio incidente con un certo angolo che si chiama angolo di incidenza, vabbè, e il raggio che verrà riflesso avrà lo stesso angolo secondo la normale rispetto alla superficie. Ricordo che la normale rispetto alla superficie è un segmento che è perpendicolare alla superficie stessa, per cui vediamo che questo segmento tratteggiato, che è la normale, sta a 90 gradi rispetto alla superficie. Arriva un raggio incidente con un angolo X e viene riflesso con lo stesso angolo X. Questo qua in linea di massima è come funziona la riflessione. Allora, come possiamo vedere qua abbiamo diversi fasci, abbiamo un fascio luminoso che viene proiettato su una superficie e questo viene subito, tra virgolette, fatto rimbalzare alla stessa maniera. Come possiamo vedere, i raggi iniziali sono paralleli e i raggi finali sono paralleli, quindi abbiamo una superficie piatta. Questo tipo di fenomeno è presente ad esempio negli specchi e cose del genere, insomma superfici molto molto lisce che, nel quale è praticamente possibile specchiarsi. Questo perché i raggi vengono fatti rimbalzare assolutamente in maniera perfetta. Nella realtà però questo tipo di modello è un pochettino semplicistico, ossia questo modello è sostanzialmente per le superfici che sono totalmente lisce. Nella realtà questo non è vero, tranne in alcuni casi eccezionali che ci si avvicinano particolarmente, come ad esempio lo specchio. Nella realtà infatti abbiamo anche a livello microscopico, perché stiamo parlando comunque di interazione a livello veramente microscopico, in quanto comunque stiamo parlando di fotoni, per cui a dimensioni veramente piccolissime. Nella realtà quindi la superficie vista all'ingrandimento presenta comunque quasi sempre delle piccole bozze, delle conche, cose del genere, come possiamo vedere questo piccolo schema. Quando la superficie presenta questo tipo di andamento, per cui non è perfettamente piatta, ovviamente verrà sempre rispettata la legge della riflessione, ossia l'angolo incidente è uguale all'angolo del raggio riflesso, però la normale varierà al variare della superficie, ossia in questo caso era sempre 90 gradi su tutta la superficie. In questo caso, visto che la superficie curva, la normale varierà e di conseguenza varierà anche l'angolazione del raggio riflesso. Per cui, come possiamo vedere, la luce viene sparata sull'oggetto, diciamo sparata, vabbè, arriva sull'oggetto a fasci che sono assolutamente paralleli, come possiamo vedere qua, i raggi incidenti sono paralleli, come erano anche in questo caso, ma visto che la superficie non è perfettamente piatta, vengono riflessi in maniera non omogenea, per cui un raggio va di qua, uno di qua, eccetera, eccetera. Questo tipo di fenomeno, che è quello reale, causa tutte, tra virgolette,
raffigura quasi tutti i materiali, per cui quelli che sono particolarmente ruvidi, anche a magari al tatto possono sembrare lisci, però stiamo parlando a livello veramente microscopico, quelli che sono ruvidi saranno pertanto non saranno a specchio, saranno più sul insomma non avranno quella caratteristica di riflessione. Ovviamente più un oggetto è liscio, più tenderà ad avvicinarsi allo specchio perfetto. Benissimo, ora penso di aver spiegato abbastanza bene questo sistema, per cui più la superficie è ruvida, meno sarà la specchiatura, diciamo così. Vediamo un'altra interazione della luce con gli oggetti che è assolutamente importantissima prima di poter andare a lavorare con i rendering. Allora, parliamo della rifrazione, ossia con alcuni materiali non abbiamo solo una cosiddetta riflessione come avevamo nello schema semplificato precedente, ma parte della luce non solo rimbalza via perché colpisce l'oggetto e viene totalmente specchiato pure in parte, ma parte di questa luce è in grado di attraversare il materiale. Abbiamo la cosiddetta rifrazione, attenzione alle parole, prima era riflessione, qua è rifrazione. Ad esempio materiali come il vetro, ovviamente lo sappiamo tutti, o materiali simili, permettono alla luce di passarci attraverso. Quindi questo qua è il raggio riflesso, lo possiamo lasciare un attimo stare perché l'abbiamo visto prima. Qua si comporta in maniera abbastanza analoga, ossia abbiamo un raggio di luce incidente sul nostro materiale, in questo caso vetro, e parte di questa luce attraversa il materiale con un'altra angolazione. Adesso il rapporto, c'è un rapporto tra l'angolo del raggio incidente e l'angolo del raggio rifratto che si chiama index of refraction, sarebbe il cosiddetto IOR, che è un parametro fisico che sostanzialmente che è tipico di ogni singolo materiale e che è caratteristico di questo e che esprime appunto quanto la luce viene deviata. Per cui l'aria avrà index of refraction 1, se non sbaglio, sì, e più il materiale distorcerà la luce, quindi più questo rapporto qua andrà ad aumentare, più avremo un index of refraction elevato. Per cui appunto stiamo parlando dell'angolazione del raggio rifratto, attenzione. Un fenomeno che è molto semplice da capire con questa chiave è la cosiddetta quando voi mettete un bicchiere nella cannuccia, tipicamente vedete la cannuccia come spezzarsi, insomma vedete questa sorta di artefatto visivo, è proprio dovuto al fenomeno della rifrazione, in quanto appunto i due materiali hanno un index of refraction diverso, pertanto la luce verrà deviata e creerà in corrispondenza dell'interfaccia tra un materiale e l'altro una sorta di distorsione. Infatti qua ce ne possiamo rendere facilmente conto, per cui qua sembrerebbe che la luce va in questo, che la cannuccia va in questo senso, in realtà è tutta una sorta di illusione ottica. Benissimo, sempre più o meno analogo a questo fenomeno abbiamo l'effetto della traslucenza. Allora, qual è la differenza tra i materiali traslucenti e i materiali trasparenti? Allora, i materiali trasparenti tipicamente permettono in maniera più o meno chiara di vedere cosa sta dall'altra parte. Ovviamente stiamo parlando sempre di definizioni generali. Per cui ad esempio il vetro, io ho una lastra di vetro, riesco a vedere chiaramente cosa ci sta dietro. I materiali traslucenti invece non sono materiali propriamente trasparenti perché fanno sì passare la luce, ma assolutamente noi non riusciamo a capire cosa ci sta dietro, quindi riusciamo solo a percepire una sorta di bagliore. Ad esempio, l'esempio che ho scelto in questo caso è quando noi appoggiamo la mano su un forte emettitore di luce, vediamo la luce che ci passa attraverso nonostante normalmente la nostra mano sia tutt'altro che trasparente, per cui questo effetto qua era giusto per farvi capire di cosa si tratta quando parliamo di traslucenza. Ad esempio lo possiamo trovare negli acini d'uva, se voi li mettete contro sole vedete che la luce ci passa attraverso però non sono trasparenti, o anche ad esempio nelle lastre di marmo e cose del genere. Tra altre cose dobbiamo sempre stare attenti che la trasparenza
trasparenza e la traslucenza sono anche influenzate dallo spessore, perché se anche io prendessi il vetro più trasparente del mondo, ma avessi una lastra spessa 10 metri, ovviamente la luce non ci passa attraverso bene, io non riesco a vedere cosa ci sta dall'altra parte, per cui teniamo sempre conto anche lo spessore del materiale stesso. Benissimo, dopo questa introduzione tra virgolette fisica, che non è il mio campo, però spero di aver fatto in maniera abbastanza coscienziosa, possiamo passare finalmente a Quixote. Perché ci tenevo a fare questa introduzione? Perché sostanzialmente quello che abbiamo appena finito di vedere sono i parametri che troveremo più di frequente in Quixote. Benissimo, io adesso ho avviato Quixote, ho importato una scena di default con questi tre modelli che serviranno solo per vedere gli effetti del materiale, e passiamo alla lezione vera e propria, ossia a come Quixote gestisce i materiali e a quali sono le principali impostazioni per andarli a regolare. Allora, iniziamo subito col dire che, come al solito, come abbiamo visto le altre lezioni, per aprire un pannello di materiali, allora no, scusate, prima di tutto, come vi ricordo sempre, abbiamo una libreria che è profondamente, che ha veramente tanti materiali, ne abbiamo veramente tanti, però se noi non ne troviamo uno che ci aggrada o comunque vogliamo creare il nostro, possiamo farlo semplicemente. Clicchiamo due volte sul materiale che ci interessa modificare, ci si apre il pannello delle proprietà del progetto e sotto il tab ovviamente materiali. Benissimo, qua come possiamo vedere abbiamo l'anteprima del materiale, in effetti come possiamo vedere è abbastanza compatibile con quello che poi ci presenta la finestra di rendering. Qua abbiamo il nome del materiale, chiaramente lo possiamo rinominare e andare a salvare nella libreria. Questo è particolarmente utile qualora voi iniziaste a crearvi la vostra libreria di materiali che sapete che funzionano, che sono quelli che volete voi, li potete creare. Potete creare una cartella e salvarci dentro tutti i materiali che volete personalizzati, molto molto comodo. Poi lasciate stare adesso le etichette e le texture che tratteremo nelle successive lezioni. Allora, qua abbiamo un menu a tendina con sotto appunto la voce tipo tutte le tipologie di materiali che Quixote ci mette a disposizione, ossia di che cosa si tratta. Questi parametri, tra cui avanzato, anisotropico, dielettrico, diffuso, eccetera, eccetera, sono sostanzialmente dei preset che Quixote ci mette a disposizione per come modello da cui partire per andare a creare il nostro materiale. Ossia, se noi vogliamo realizzare un metallo, probabilmente è una buona cosa partire dal preset metallo, perché il preset metallo avrà tutte le impostazioni caratteristiche, tutti quei parametri caratteristici del metallo, e non presenterà invece i parametri che invece col metallo non hanno niente a che fare. Ad esempio, sotto il preset metallo non troveremo mai la trasparenza, perché la trasparenza ovviamente non è una caratteristica dei metalli. Se noi vogliamo creare un materiale trasparente, dovremo andare o sotto la plastica oppure sotto il vetro, cose del genere. Comunque ne abbiamo veramente tanti, li andremo a trattare pian pianino. Oggi vedremo quelli più importanti e direi che possiamo iniziare. Allora, avanzato, premetto subito che è il tipo di materiale più difficile da andare a creare, perché ha molti più parametri rispetto a tutti gli altri. Addirittura penso che abbia tutti i parametri di tutti i materiali, in modo da poter andare a settare il vostro materiale come volete. Ok, poi ci tengo a dire anche un'altra cosa, che se io vado a selezionare una di queste tipologie qua di materiale, ad esempio vado a prendere la plastica, quindi da questo momento in poi questo materiale qua sarà sotto il preset plastica, non significa che se sono sotto un preset, in questo caso plastica, con questo preset io posso andare a creare solo i materiali di quel tipo di preset. Ossia, se io adesso ho plastica, non significa che col preset plastica posso fare solo plastica, posso fare ad esempio il legno, posso fare il vetro, posso fare tantissime cose. Più il preset è caratterizzato, fino ad arrivare addirittura al preset avanzato appunto, più io ho possibilità di andare a combinare le varie impostazioni, ottenere diversi effetti e ottenere diversi materiali, per cui col preset plastica posso fare la ceramica, posso fare, non lo so, tantissime cose. Per cui non fissatevi con il nome non c'entra niente, solo un'etichetta, diciamo così. Benissimo, comunque tipicamente i preset che si utilizzano di più sono appunto il preset plastica,
il preset metallo, il preset solid glass, che vabbè sarebbe ovviamente per il vetro, e il preset translucent. Adesso li andremo a vedere tutti, poi successivamente magari vedremo quelli un pochettino più particolari. Allora iniziamo col preset plastica. Il preset plastica ci si presenta in questa maniera abbastanza semplice da impostare. Allora, il diffuso, il canale diffuso, sostanzialmente penso che molti di voi già sappiano di cosa si tratta, è il colore di base della nostra plastica. Vedete, io adesso vado a cambiare il colore e cambio tutto il colore della plastica omogeneamente, sostanzialmente. Poi le texture, ripeto, le andremo a vedere successivamente. Oggi parliamo solo dei parametri. Poi, sotto diffuso, quindi voi selezionate il colore che volete. Poi, sotto diffuso abbiamo speculare. Allora, di cosa si tratta quando parliamo di speculare? Speculare sarebbe il colore della riflessione. Per cui, ne abbiamo parlato prima, di che cos'è la riflessione. Come possiamo vedere, spostandolo verso il bianco, otteniamo un... vedete? Lo possiamo vedere gradualmente. Vedete che inizia a specchiare leggermente. Vedete che abbiamo questa. Vedete anche qua che si intravede la scacchiera di quest'altro oggetto. Vuol dire che inizia a riflettere leggermente. Aspettate che scelgo un ambiente un pochettino con delle luci un po' più definite. Ma magari anche questo qua, dai. Un po'. Ok, vedete che specchia. Vedete che abbiamo questa riflessione. Se io portassi lo speculare sul nero, non riflette più niente, vedete? Nero, bianco. Poi, un'altra cosa carina è che ovviamente lo speculare non funziona solo nero-bianco. Allora, la maggior parte dei materiali è consigliabile lasciare solo un valore di speculare nel range nero-bianco. Però, ovviamente, noi possiamo andare a dargli anche un altro colore di riflessione. Vedete, io adesso l'ho spostato sul rosso. Come possiamo vedere, qua abbiamo una riflessione tendente al rosso. Però c'è da dire che sono pochi materiali che hanno lo speculare colorato, in particolare i metalli. Pensiamo ad esempio all'oro. L'oro, quello che riflette, è giallo, non è certo bianco o cose del genere, mentre i materiali tipo la plastica solitamente hanno comunque uno speculare bianco, per cui adesso tengo il bianco. Poi, allora, ruvidità, ecco, qua adesso ci andiamo a innestare direttamente con quello che abbiamo appena finito di dire con lo speculare. Ossia, vi ricordate quando dicevo la superficie non è mai perfettamente liscia, eccetera, eccetera, se no sarebbe uno specchio? Benissimo, è esattamente questo parametro, ossia più noi lo spostiamo avanti, più la superficie microscopicamente sarà imperfetta, più la luce verrà riflessa in maniera con angoli tutti diversi, e più la nostra immagine risulterà tra virgolette sfocata. Vediamo, qua con ruvidità 0 questo materiale qua sembra quasi uno specchio. Vedete che i contorni sono molto netti e tutto. Più io sposto la ruvidità verso valori alti, più il mio riflesso sarà diciamo così sfocato, comunque non sarà più ben definibile, per cui è molto importante. È appunto l'anello di giunzione tra la fisica e il programma. Cioè, alla fine questi programmi qua, KeyShot è un programma fisicamente corretto, per cui permette di simulare tutte o quasi le caratteristiche dei veri e propri materiali. Ok, io adesso lascio ruvidità 0. Poi vediamo sotto avanzato cosa troviamo. Allora, sotto avanzato stiamo molto attenti, perché è abbastanza particolare questa impostazione. Allora, la trasmissione diffusa che cos'è? Allora, sostanzialmente la trasmissione diffusa ci va a dare una sorta di effetto translucency, traslucenza, tipo l'effetto delle mani o l'effetto dell'uva. Vediamo in effetti come va a funzionare. Se io adesso vado a dare un altro colore, ad esempio vado a dare il rosso, la butto lì ovviamente. Allora, come possiamo vedere nell'anteprima, ecco, anzi guardiamolo dall'anteprima che risulta più facile da capire. Allora, vedete che siamo andati a modificare il colore. Allora, in scena invece il materiale, nonostante sia stato modificato nel pre-rendering, nell'anteprima, in scena non è stato modificato. Questo perché dobbiamo abilitare all'interno delle impostazioni l'illuminazione globale, che sarebbe questa qua, l'illuminazione indiretta dettagliata. La abilitiamo e vediamo che effettivamente... mi ero dimenticato di abilitarlo. Vediamo che effettivamente abbiamo questa sorta di effetto di traslucenza, ossia abbiamo la luce che ci può passare attraverso, noi vediamo leggermente
quello che ci sta, no, non vediamo proprio quello che ci sta dietro. Comunque abbiamo questo effetto molto particolare. Penso che abbiate capito ormai di che cosa si tratta. Benissimo, poi un'altra cosa abbastanza interessante è che questo parametro, se diamo al canale diffuse il nero, ci va a regolare la trasparenza della plastica. Vedete che questa plastica qua adesso sembra trasparente, perché effettivamente non abbiamo più canale diffuso, è rimasto solo la trasmissione, cioè questa sorta di effetto di traslucenza, e andando a regolare l'index of refraction, di cui abbiamo parlato prima, possiamo ottenere effettivamente materiali che tendono al trasparente. Vabbè, poi comunque andate a vedere voi. Comunque stiamo parlando sempre di traslucenza. Allora, 1,5 è il tipico valore della plastica. La trasmissione speculare è abbastanza simile, sostanzialmente, però lavora sullo specular, vedete? Andiamo a lavorare sui riflessi in particolare. Allora, l'indice di rifrazione appunto è il cosiddetto index of refraction, oppure IOR. Se voi volete vedere i parametri, i valori corretti per il materiale che voi state creando, su internet trovate delle tabelle con tutti gli indici di rifrazione di tutti i materiali, per cui andate a vedere là. Allora, effetto Fresnel, o Fresnel, non so bene come si dica, vi consiglio di lasciarlo sempre abilitato, perché va a simulare più in maniera più fisicamente corretta la riflessione, ossia la riflessione sarà maggiore in corrispondenza degli spigoli, insomma, comunque della parte esterna del nostro oggetto. Senza l'effetto Fresnel otteniamo molto spesso anche degli artefatti visivi, come possiamo vedere adesso. Quindi io vi consiglio di dimenticarvelo e di lasciarlo sempre abilitato. Benissimo, adesso vabbè, ovviamente riporto un po' alla normalità questo materiale, che anche perché dovete stare attenti, perché andando a smanettare troppo con questi parametri, rischiate di andare a creare dei materiali che non sono affatto realistici, e quindi a creare degli artefatti, per cui state un attimino attenti. Ok, benissimo. A questo punto proseguiamo. Vediamo un'altra categoria che è veramente importante, in quanto si utilizza veramente spessissimo, ossia la categoria dei metalli. Allora, andiamo a selezionare nel tipo diffuso la categoria metallo. Ecco fatto. Allora, la categoria metallo è ancora più semplice rispetto a quella precedente della plastica, perché ha solo due parametri che vanno a interagire con le caratteristiche. Ossia, abbiamo il colore, che sostanzialmente è una sorta di colore diffuso che noi andiamo a dare al nostro materiale, per cui andate a selezionare il colore che volete. Tipicamente, ovviamente, un metallo ha questa sorta di aura tra virgolette grigia bluastra, per cui non vi conviene azzardare cose troppo strane, a meno che voi ovviamente non vogliate realizzare ad esempio un alluminio anodizzato che ha quei colori di ossido che sono molto particolari. Comunque vedete voi un attimino quello che volete fare. Ad esempio scelgo questo colore qua, non so, cobalto, chissà che cosa. La ruvidità è esattamente lo stesso identico parametro che abbiamo già visto per la plastica, di cui vi ho già descritto le caratteristiche quando parlavo della specularità della riflessione. E come possiamo vedere, più aumentiamo la ruvidità, più il nostro materiale risulterà, tra virgolette, acidato, diciamo così, non darà dei riflessi nitidi. Ovviamente i metalli tendenzialmente hanno dei riflessi abbastanza nitidi, mentre le plastiche invece sono abbastanza più ruvide. Ovviamente dipende anche dalla finitura. Comunque diciamo che così ci può andare bene. E passiamo al prossimo materiale che vi volevo far vedere oggi, ossia il solid glass. Allora, il solid glass è il classico vetro, però non il vetro quello sottile delle finestre, è proprio, non lo so, il vaso di Murano piuttosto che cose del genere. Per cui lo andiamo a selezionare nei parametri, qua dovrebbe esserci vetro spesso, appunto, perché ne abbiamo due qua di vetri. Abbiamo il vetro spesso e il vetro. Il vetro è molto più trasparente, come possiamo vedere, permette solo veramente poche impostazioni. Abbiamo solo il colore di base, quello diffuso, e abbiamo solo l'indice di rifrazione. Due lati sostanzialmente ci permette una doppia trasparenza. Vabbè, lasciate stare.
No, dicevo, vi volevo far vedere il vetro spesso. Allora, il vetro spesso ha dei parametri un pochettino più, più minuziosi, perché non solo abbiamo la possibilità di andare a settare la, il canale di diffuse, ma e ovviamente l'indice di rifrazione, come era anche per il vetro sottile, ma abbiamo altri due parametri interessanti. Allora, il primo ovviamente è la ruvidità tipica, ne abbiamo già parlato fin troppo. Campionamenti sostanzialmente non ci va a influenzare le caratteristiche del materiale, va sostanzialmente a influenzare le caratteristiche di rendering del programma, cioè ovvero la qualità finale del, del render. Ossia quanti campionamenti fare sulla superficie. 16 va già bene, se volete aumentatelo comunque. Mentre un parametro carino, non presente peraltro nei vetri sottili, è appunto la densità del colore. Allora, di cosa si tratta quando parliamo di densità del colore? Allora, sostanzialmente il vetro è trasparente. Noi lo vediamo colorato quando si applicano dei pigmenti alla pasta vitrea, quando è ancora, penso che sia, quando sia ancora abbastanza fluida. Allora, la densità del colore va appunto a specificare qual è la consistenza di questa vernice applicata al nostro materiale, ossia più abbiamo un valore di densità del colore inferiore, più avremo una vernice scura che va a soffocare la trasparenza del nostro vetro. Vedete che io adesso l'ho spostata sostanzialmente a 0,001. E il vetro non è più trasparente, è perché abbiamo questo colore che è veramente impregnante, veramente denso, e ci ha soffocato il materiale. Ad esempio, se voi avete presente qualche vaso di Sozzas, cose del genere, ha utilizzato dei materiali molto simili a questo, cioè un vetro trattato in maniera che avesse perso totalmente le caratteristiche del vetro. Mentre se voi andate ad aumentare questo parametro, otterrete un vetro che sarà sempre più trasparente fino a diventare fino a sostanzialmente non avere quasi più l'aspetto colorato. Benissimo, poi un'altra cosa interessante da analizzare di questo parametro è che non è omogeneo, ossia nelle parti più sottili, come succede peraltro anche nella realtà, nelle parti più sottili ci sarà più colore, per cui le parti più sottili saranno tendenzialmente più, più scure rispetto a quelle tra virgolette più grandi. Per cui è un valore di cui tener conto, col quale si possono fare effettivamente degli effetti molto interessanti. Adesso vediamo l'ultimo materiale, l'ultima tipologia di materiali che vi volevo far vedere oggi, che sono i materiali, li abbiamo introdotti prima al volo, sono i materiali traslucenti. Allora, materiale traslucente, vi ho già spiegato prima qual è l'effetto, ossia la luce riesce in qualche modo a trapassarlo, però non si è solo una sorta di bagliore che dona la luce. Allora, abbiamo dei parametri abbastanza intuitivi, ossia abbiamo il colore della superficie, che è, altro non è che il classico canale diffuse, diciamo così. Io ad esempio adesso metto un verde. Poi abbiamo il colore della sottosuperficie, che sarebbe la subsurface, che sarebbe il colore della luce che riesce a passarci attraverso, ossia il bagliore che ci sta, il bagliore dell'oggetto, che tipicamente è una cosa furba assegnare non un colore tutto diverso rispetto al principale, cioè ad esempio io adesso ho scelto verde per il canale diffuso normale, non è una cosa furba assegnare un colore rosso ad esempio, ossia un colore molto diverso. Tipicamente è furbo assegnare un colore che è leggermente più chiaro oppure leggermente più scuro rispetto al colore originale, perché altrimenti si tende a fare degli artefatti. Poi non lo so, magari dovete simulare un'astronave aliena con dei materiali mai visti sulla Terra, allora magari potrebbe andare bene, altrimenti vi consiglio di tenere un materiale abbastanza simile. Vedete, io ho scelto due verdi e la cosa può funzionare. Poi il parametro traslucenza, come dice la parola, va a
a modificare quanto l'effetto della traslucenza è sensibile, ossia valori più bassi daranno un materiale che non è quasi per niente traslucente, valori più alti daranno un materiale che è molto più traslucente rispetto agli altri, per cui avremo un valore del colore sotto superficie più accentuato. Ovviamente, vabbè, poi dovete fare voi le vostre prove. Io lo lascio a uno che mi potrebbe già andare bene. Sotto avanzato abbiamo i soliti parametri, ossia l'indice di rifrazione, abbiamo già visto e stravisto di cosa si tratta. Campionamenti, anche qua lo stesso discorso di prima, ossia non va a influenzare le caratteristiche fisiche del materiale quanto piuttosto il tempo di rendere, ossia più campionamenti più tempo. Colore della textura, sinceramente non so proprio di cosa si tratti, vediamo un po'. Ah, sembrerebbe quasi un colore che si va a sostituire, si va ad applicare al di sopra. Vabbè, interessante, vabbè. Non so quanto utile. Poi ruvidità, anche qua, più è ruvido, meno sarà speculare. E specularità, quanto sarà speculare l'effetto, oppure cioè se abilitarlo o disabilitarla. Ovviamente, vedete, 0 non abbiamo nessun riflesso. 1 abbiamo dei riflessi che si iniziano a fare sentire in maniera abbastanza accentuata. Poi se vado a spostare la ruvidità, ovviamente vado a influenzare la specularità, per cui bisogna anche andare un attimino a bilanciare questi parametri. Allora, detto questo, vi saluto. Questa qua era appunto un'anteprima, insomma, una sorta di panoramica sui materiali di Keyshot, in particolare quelli più usati. Vi auguro una buona serata e, come al solito, se avete delle domande non esitate a contattarmi.